Mi dispiace, Peter, ma la produzione non può più tollerare i tuoi colpi di testa. Devi lasciare la serie. Oh, vi prego, non fatelo, vi supplico, datemi un'altra chance. Ok, va bene. Figlio di puttana! Ok, ora basta! Sei fuori! Io e mio marito vorremmo aprire un negozio di biscotti. Ho svolto tutte le ricerche e sono convinta che ci darà ottimi profitti. Ho portato dei campioni per fargliene assaggiare uno. Ha detto uno, eh? Ne prenda uno. Beh, sono deliziosi. Vado a sottoporre la pratica al mio supervisore. Sì! Casa. Lois, temo proprio che questo non sia un ambiente sano e adatto ai tuoi figli. Mamma, ti prego, sai bene che non metterei mai in pericolo i miei figli. Cacchio, minore scomparso. Stewie è stato visto con una capra su un Tercel del 98 che andava a nord sull'autostrada. Come si fa a disattivare quell'allarme? Lois, ho visto abbastanza. Sei completamente sopraffatta e hai quattro figli da curare. 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 Quattro figli da... Ehi! Quagmire, vi ho fatti venire qui perché è ora di smetterla. Tentativi di attirare la mia attenzione, telefonate notturne, campagne denigratorie. Glenn Quagmire afferma di essere un amico di Joe Swanson. Ma un vero amico può non restituire un aspiratore durante la stagione delle foglie? Io sono Peter Griffin, ho fatto irruzione in questo canale solo per dispetto. Ehi, chi è quello lì? Rilassati, Messer Prepuzio. Questa è una pianta di fagioli magica cresciuta nella notte e io ora la scalerò. Jack, di che cosa stai parlando? Non puoi scalarla fino lassù in cima. Devo farlo. Il mio vecchio coach è lì che mi aspetta col fischietto. Andiamo, Jack. Tuo fratello era campione di scalata di fagiolo. Lui è morto! Ci sta riuscendo! Lo sta uccidendo, ma ci sta riuscendo! Ok, Carter, altra cosa bella del Natale è masturbarsi come si fa ogni altro giorno, ma sentendosi in colpa perché è Natale. Ah, che cosa c'è che non va in me? Come potete vedere, le vendite stanno andando molto bene. Griffin, sei licenziato! Sai che me ne frega. Assicurazione? Vorrei pagare $1,300 per un mese di polizza che copre tutte le malattie. Va tutto bene, calma. Siamo in buone mani con il dottor Hartman. Mi ha operato lui il cambiamento di genere. Emotivamente credo di essere stato sempre una lucertola e ora mi sento finalmente a mio agio nella mia pelle ruvida e squamosa. Se avete bisogno di me, mi trovate sul muro a lanciare sguardi dardeggianti. Lo fai solo per evitare la visita dei miei? No! Siamo noi! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo trovato il tesoro! Sai una cosa, Peter? Perché non lo apri tu il tesoro? Oh, sì, no, ok, ora lo apro. Tieni questa.